Regali, spedizioni, consigli sui lavaggi, borse granny ed un ospite speciale. Di questo parleremo in questa puntata. Ma prima... Ciao a tutti e bentornati in Tessiland Condivision, la rubrica fatta da voi, per voi, presentata da me, come ormai sapete già benissimo. Questa è la seconda puntata del mese. Come sapete, in questa puntata non parliamo dei progetti a cui invece ci dedichiamo nella prima, ma invece affrontiamo delle problematiche che ci sono state poste o sotto i vari video oppure nell'assistenza, in modo tale da potervi chiarire delle idee oppure dare delle informazioni utili, dei consigli, insomma siamo qui per voi e lo sapete, questo non è un mistero. Quindi non perdiamoci in chiacchiere, mi raccomando, iscrivetevi su YouTube, attivate la campanella e iniziamo subito con la puntata di oggi. Allora, abbiamo parlato di regali, ovviamente insomma il tema non è puramente casuale, perché? Perché tra poco più di un mese, come sapete, è Natale e le uncinettine appassionate di questo mondo meraviglioso del crochet e dell'handmade sono tante e magari un buono regalo, magari alzate anche un po' il volume così qualcuno che vi è accanto può ascoltare e prendere nota, un buono regalo da poter ricevere sotto l'albero sicuramente potrebbe essere un'ottima idea. Sul nostro sito ce ne sono ben 5, vale a dire auguri, love, buon compleanno, San Valentino e Merry Christmas. Ci sono 4 tipologie diverse di importo tra cui potrete scegliere, vale a dire 25 euro, 45 euro, 75 euro e 95 euro. Sarà davvero molto semplice. Una volta scelto il buono regalo, scelto l'importo, potrete inserire, qualora lo vogliate o meno, una frase da inserire all'interno del buono regalo, frase che potrete scrivere nell'apposito riquadro bianco nel momento in cui arrivate al metodo di spedizione. E poi verrà quindi spedito il tutto attraverso un pratico cartoncino, ne ho preso uno del tutto casuale, non è vero? Quindi riceverete a casa una classica busta delle lettere con all'interno il buono che avrete scelto e poi il codice che solitamente viene posto qui in basso su questa carinissima pergamena, da poter quindi conservare anche semplicemente come ricordo. Oltretutto il buono è valido 365 giorni, cioè voglio dire, ce n'è, non è divisibile, quindi insomma ecco, regolatevi anche su quello, ma sicuramente un ottima idea regalo. Ma adesso parliamo di un tema che insomma ha riscosso non poche questioni nell'ultimo periodo, vale a dire le spedizioni. Allora, è bene chiarire il fatto che noi adoperiamo corrieri esterni quali GLS, Bartolini ed SDA, e in un periodo così particolare quale appunto questo periodo, sopra queste settimane relative al Black Friday oppure queste settimane che precedono il Natale, possono far sì che i depositi di questi corrieri possano essere un po' in esubero e pertanto potrebbero subire alcuni ritardi. Tardi, in alcune zone più, in alcune zone meno, alcuni corrieri più, alcuni corrieri meno, può capitare, c'è questa possibilità e quindi può capitare appunto che le tempistiche che solitamente loro garantiscono, che sono di circa 24-48 ore lavorative o fino a 72 per le isole, possano subire dei piccoli ritardi. E a proposito del Black Friday, apriamo una piccola parentesi. Come sapete, da Tessiland il Black Friday è iniziato già da molte settimane, infatti ci sono tantissimi articoli, non dico tutto il catalogo, ma qua e in offerta che potrete trovare proprio nella sezione dedicata alle offerte, e oltretutto per le iscritte come cliente alla nostra newsletter ci sono anche delle piccole chicche e delle piccole scontistiche applicate soprattutto sui nuovi articoli. Quindi insomma Black Friday ormai è iniziato già da un bel po'. Come vi dicevo, insomma, quindi le tempistiche sono un po' più rallentate, quindi se avete dei regali da fare, delle decorazioni, volete ultimare delle creazioni in tempo, basatevi su le informazioni che vi stiamo dando in modo tale da poter concludere il tutto nelle tempistiche che avete già prefissato. Finora insomma abbiamo evaso comunque gli ordini nelle tempistiche stabilite. Come sapete, i tempi di evasione sono una cosa, i tempi di spedizione sono un'altra. Quelli di spedizione ne abbiamo già parlato prima, quelli di evasione invece possono variare in base alla spedizione che sceglierete. Spedizione che vi ricordo ammontare a 4,90 ma con un ordine pari o superiore a 19 euro essere gratuita. Ci sono diverse tipologie di spedizioni presenti sul sito. Quella standard, vale a dire evadere l'ordine in 24-48 ore,
più i tempi di spedizione di cui abbiamo parlato prima. La Speedy, che consigliamo sempre per chi ha un'urgenza, come sapete noi cerchiamo sempre di evadere gli ordini quanto prima, a volte riusciamo meglio, altre volte comunque rientriamo nelle 48 ore della standard, ma per le urgenze consigliamo sempre la Speedy al costo di 3,90 euro. Se l'ordine viene effettuato entro le ore 12, il pomeriggio sarà già pronto per la partenza. Dopo le ore 12 partirà il primo giorno lavorativo successivo, quindi sabato e domenica esclusi. Così come un'opzione che ci avete richiesto in tanto e che ormai abbiamo interrotto già da un bel po' di tempo sul nostro sito è la scelta del corriere, che noi consigliamo soprattutto per tutte coloro che sanno che magari nella loro particolare zona funziona più un corriere piuttosto che un altro, e quindi questo potrebbe facilitare anche i tempi di consegna. E sapete che al costo di 2,50 euro è possibile scegliere appunto tra i corrieri che noi utilizziamo proprio sul nostro sito. Adesso invece parliamo di un'altra questione molto importante che più volte ci avete posto, soprattutto nell'ultimo mese. La questione lavaggio nel momento in cui si crea una creazione, per l'appunto, utilizzando colori molto differenti tra loro. Insomma, colori chiari e colori molto più scuri. Per esempio il bianco associato ad un blu o ad un rosso. E qui, insomma, siamo per darvi alcuni consigli in merito al lavaggio, perché ovviamente l'associazione di colori così differenti tra di loro potrebbe causare la perdita di colore e quindi far sì che poi il colore possa influenzare il colore accanto. E quindi diamo alcuni consigli affinché la vostra creazione possa mantenersi perfettamente. Il primo consiglio che diamo è quello di effettuare un lavaggio di assestamento in acqua tiepida. Molto importante e da non trascurare è soprattutto l'utilizzo del detergente, perché devono essere dei saponi davvero molto delicati. Solitamente quando capita con le lane una perdita di colore, questo solitamente accade per un fissaggio che viene chiamato blando, ma solitamente, insomma, dopo la prima perdita di colore ciò non accade più. Molto importante è anche realizzare un campioncino proprio per vedere se il filo che state utilizzando in quel momento, meglio quella partita, possa perdere del colore, se sì e quanto. E ve lo dico perché è davvero molto diverso. Quando parliamo di un filato non parliamo di un materiale in plastica, parliamo di una fibra, di qualcosa davvero di vivo e di naturale, e pertanto può cambiare da filato a filato e da partita a partita, proprio perché le fibre possono assimilare il colore ogni volta in maniera diversa. E con il cotone ancor di più. Ciò non significa che ovviamente non si possa fare, ma con il cotone ancor di più è consigliabile appunto realizzare un campioncino per vedere l'eventuale perdita di colore. E quindi veniamo a dei consigli pratici. È importante non utilizzare l'acqua calda, perché il calore allenta e ammorbidisce le fibre, che ovviamente possono favorire la fuga di colore. Ecco perché è sconsigliata anche l'asciugatrice, e invece è molto consigliata l'acqua tiepida, o meglio ancora l'acqua fredda. Molto importante ovviamente è seguire le istruzioni presenti sull'etichetta, ma ci sono anche due rimedi naturali che sicuramente aiutano, almeno per il primo lavaggio. Il primo rimedio è l'aceto. Cosa dovreste fare? Semplicemente inserire la vostra creazione all'interno di una bacinella con 2-3 litri di acqua fredda e aggiungere uno o due bicchieri di aceto bianco. Lasciate per circa 2-3 ore la vostra creazione completamente immersa nell'acqua, quindi se è necessario aggiungete anche magari un peso in modo tale da poterla tenere bene sul fondo, e poi successivamente estraetela, sciacquatela con acqua fredda e poi con un semplice lavaggio a mano e sapone delicato. Oppure il classico sale grosso, vale a dire immergete la vostra creazione in una bacinella con all'interno 2-3 litri di acqua, aggiungete 3 cucchiai di sale grosso, la stessa procedura di prima, quindi mi raccomando tenete la creazione bene sul fondo, e dopo circa 30 minuti, quindi molto molto meno, tirate fuori la vostra creazione, sciacquatela in acqua fredda e poi lavaggio a mano e sapone delicato. Dopo aver fatto questo primo lavaggio, per i successivi 2-3 lavaggi è importante comunque lavare magari singolarmente la vostra creazione, o magari utilizzare il classico e meraviglioso, una delle invenzioni più belle del mondo, foglio a acchiappacolori, in modo tale che oltretutto comunque la vostra creazione possa davvero mantenere la sua piena e perfetta integrità. E successivamente, anche se voleste, soprattutto con i filati che lo consentono, lavare la vostra creazione in lavatrice, aggiungete sempre o un po' di aceto o un po' di sale grosso in aggiunta al detersivo o al posto dell'ammorbidente.
Questo perché il sale o l'aceto, oltre a fissare colori, in realtà ne ravvivano anche la brillantezza, oltre a neutralizzare i cattivi odori. Quindi tre vantaggi in una sola applicazione. Ma adesso parliamo di un altro tema, vale a dire una domanda che ci ponete sempre da quest'estate fino ad ora, vale a dire le borse granny. Qual è il filato più adatto da poter utilizzare per le borse granny? Sicuramente in inverno, diciamo, quindi ci dirottiamo più verso filati adatti proprio per questo periodo, il Chuck, ma soprattutto il Bravissimo. E dico soprattutto perché potrete scegliere, oltre al gomitolone da 500 grammi, anche quello da 50, che è davvero perfetto per tipologie di creazioni proprio come queste, perché vi dà la giusta quantità necessaria per poter realizzare tutti i vari quadratini. E poi in tantissime varianti di colore, in offerta quello da 500 grammi al costo di un euro, solo quello da 50, voglio dire, cioè, come non approfittarne? Oltretutto ci sono anche i libri proprio nella sezione dedicata all'editoria presente sul nostro sito, che possono darvi tantissimi spunti, quale ad esempio Modula a uncinetto oppure Moduli a uncinetto 3D. Ma a tal proposito c'è una novità assoluta che vi diamo in anteprima esclusiva qui a Tessilan Condivision. Dopo tante richieste vostre e nostre, finalmente torneranno le borse in juta con il manico, in diverse grandezze, ma torneranno. Ce l'avete richiesto in tante quest'estate, sono andate a ruba. Abbiamo fatto in modo che potessero ritornare e infatti a breve ritorneranno queste borse che tanto abbiamo atteso e sicuramente perfette proprio per le borse granny. Perché? Perché le borse granny ovviamente possono avere all'interno delle borse juta, come quelle che arriveranno tra poco, oppure il classico set borsa, quello juta presente già sul sito, senza manico, in modo tale che potrete aggiungere voi stessi il manico che preferite, oppure all'interno potete mettere delle classiche reti. E a proposito di reti, quest'oggi avrò con me una persona che ne conosce davvero tanto di reti, di come fare. Ebbene sì, il one man show delle rubriche Tessiland, Mister Facile, Facile, Facile. È con noi oggi Andrea. E voilà, eccoci qua. Oh, allora, grazie mille. Che presentazione. Vero, vero, verissimo. Meritata, più che meritata. Allora, tu l'esperto delle reti, del come fare. Darci, insomma, ecco, sicuramente nella rubrica come fare hai già avuto modo di spiegare abbondantemente le reti, però siamo qui per approfondire un po' e per fare, diciamo, un riassunto del tutto in modo tale da dare alle nostre clienti una visione un po' più chiara delle reti. Mi stai dando proprio quello spazio che mi serviva. Come sempre sul come fare facciamo vedere giustamente come utilizzare determinati prodotti. Allora, le reti che si dividono in varie tipologie, è sempre un prodotto che serve per rinforzare un qualcosa, quindi dare rigidità. E poi ci sono le reti, quelle da 5 o da 10 mm, che solitamente vengono nascoste all'interno della borsa, oppure le canvas, dove cosa si fa, Valentina, con le canvas? La tecnica bargello. Ecco qua. Ecco chi è che segue bene le nostre rubriche. Quindi una lavorazione che si fa direttamente sulla rete. Prima ho parlato un po' delle borse granny, quindi da fare con i vari filati, Bravissimo, soprattutto quello da 50 grammi è quello che si presta, che diciamo ha un po' tutte quelle qualità richieste. E qual è secondo te la rete più adatta da poter inserire proprio all'interno di queste borse? Allora, visto che il punto granny comunque si crea inizialmente, quindi non è un lavoro che va fatto sulla rete, io preferirei una rete che sia da 5 mm, cioè quindi la rete più piccolina, anche se poi qualcuno osa anche inserire all'interno il canvas, perché essendo molto più resistente e rigida dà ancora più forma alla borsa. Invece per quanto riguarda le reti già preformate, quindi ecco, sulle reti preformate c'è sempre da dire che le misure che noi inseriamo all'interno del sito di Tessiland sono delle misure che possono subire delle varie modifiche, ma questo dipende molto dalla lavorazione, in quanto la patta può essere chiusa di meno, può essere chiusa di più. Se si utilizza un filato un po' più grosso, abbiamo comunque una borsa un po' più spessa. Quindi quelle reti hanno questa piccola particolarità, ma avete una borsa già realizzata, cioè quindi è molto molto semplice da utilizzare, e anche su quello cercheremo di fare qualche come fare. A tal proposito, ci vuoi dare già qualche anticipazione per sabato prossimo? Sicuramente adesso siamo ancora nella fase natale, stiamo arrivando quasi agli sgoccioli, ma ci manca un piccolo particolare che lo vedremo sabato.
particolare, quindi immagino molto importante. È qualcosa che se non abbiamo non facciamo una bella figura, ma se ce l'abbiamo e lo presentiamo, facciamo un figurone. Ok, allora insomma non potrà mancare l'appuntamento come ogni sabato con la rubrica Come fare. Certamente. Bene, credo che insomma abbiamo dato quindi delle idee molto chiare sulla rete da utilizzare in base ai vari utilizzi. Poi altrimenti ci siamo noi dell'assistenza, insomma ecco, ci contattate e ci siamo. E noi vediamo cosa fare. Se esatto. Poi volete riguardarvi il video, c'è sempre il Come fare sul canale YouTube di Tessiland. Ovviamente noi vi ricordiamo sempre di iscrivervi e di attivare la campanella. Esatto. Poi ricordiamo ovviamente di iscrivervi su tutti i nostri social. Quali sono i social? Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, Telegram, basta perché poi sono finiti. Ma ci abbiamo anche un'altra cosa, il blog, che è sul sito www.megliodimaglia.com. I link dei prodotti sono tutti qui nel box informazioni e ovviamente commentate. È fondamentale per noi leggere tutti i vostri commenti perché sono fonte di ispirazione. E soprattutto ci date anche qualche nozione che poi possiamo inserire successivamente, perché le domande sono sempre tante, 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 e noi siamo qui per rispondervi. E dopo ottimo. Questo tira e molla. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Condivision e ovviamente alla prossima puntata di Come fare. Noi vi salutiamo. Ciao! Ciao.